Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il giovedì 2 di settembre del 2021 e noi stiamo qui per leggere la parola del nostro Signore. Oggi noi leggeremo il capitolo 2 e il capitolo 3 di Secondo Cronache, parole del nostro Signore. Quindi siamo ancora all'introduzione di questo libro. Mi raccomando, non perdere neanche una puntata, ma se dovesse capitare, tu hai il sabato e la domenica per riprendere, ossia per continuare la lettura della parola di Dio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Inoltre, mi raccomando, iscriviti su questo canale, metti un like, condividi, clicca nella campanellina, così avrai ogni notifica di tutti i video che sono pubblicati su questo canale. Inoltre, ti invito sempre a pregare con me su Alba Nuova Potenza nella preghiera e mandami le tue richieste di preghiera, noi presenteremo le richieste al Signore. Leggiamo la parola di Dio, Primo Cronache capitolo 2 e capitolo 3 questa mattina. Parola del Signore. Questi sono i figli di Israele: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Isaacar e Zabulon, Dan, Giuseppe, Beniamino, Neftali, Gad e Asher. I figli di Giuda furono Er, Omnan e Sela. Questi tre figli nacquero dalla figlia di Sua, la Cananea. Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Tamar, nuora di Giuda, gli partorì Peres e Zerach. Totale dei figli di Giuda, 5. I figli di Peres furono Chesrom e Camulla. I figli di Zerach furono Zimri, Etan, Eman, Calcol e Dara, in tutto 5. Versetto 7. I figli di Carmi furono Achan, che sconvolse Israele quando commise un'infedeltà riguardo all'interdetto. Il figlio di Etan fu Azaria. I figli che nacquero a Chesron furono Ierameel, Ram e Kelubai. Ram generò Amminadab. Amminadab generò Nazon, capo dei figli di Giuda. E Nazon generò Salma, e Salma generò Boaz. Boaz generò Obed. Obed generò Isai, Isai generò Eliab, suo primogenito, Abinadab il secondo, Simea il terzo, Netaneel il quarto, Radadai il quinto, Osem il sesto, Davide il settimo. Le loro sorelle erano Seruia e Abigail. I figli di Seruia furono tre: Abisai, Joab e Azael. Abigail partorì Amasa, il cui padre fu Jeter, l'Ismaelita. Caleb, figlio di Chesrom, ebbe dei figli da Azuba, sua moglie, e da Ieriot. Questi sono i figli che ebbe da Azuba: Jezer, Sobab e Ardon. Azuba morì e Caleb sposò Efrat. E gli partorì Cur. Cur generò Uri e Uri generò Bezaleel. Poi Chesrom prese la figlia di Machir, padre di Galaad, che aveva 60 anni quando la sposò, e lei partorì Segub. Segub generò Jair, che ebbe 23 città nel paese di Galaad. I Gesuriti e Siri presero loro i borghi di Jair e Kenat e i villaggi che ne dipendevano, 60 città. Tutti questi erano figli di Machir, padre di Galaad. Dopo la morte di Chesrom, avvenuta a Caleb e frate Abia, moglie di Chesrom, gli partorì Azur, padre di Tecoa. I figli di Ierameel, primogenito di Chesrom, furono Ram e il primogenito Buna, Orem e Osem, nati da Aia.
Ierameel ebbe un'altra moglie di nome Atara, che fu madre di Omnan. I figli di Ram, primogenito di Ierameel, furono Maas, Yamin e Eker. I figli di Onan furono Samai e Iada. I figli di Samai furono Nadab e Abisur. La moglie di Abisur si chiamava Abiail e di cui partorì Aban e Molib. I figli di Nadab furono Seled e Apaim. Seled morì senza figli. Il figlio di Apaim fu Isei. Il figlio di Isei fu Sesan. Il figlio di Sesan fu Alai. I figli di Iada, fratello di Samai, furono Yeter, Jonathan. Yeter morì senza figli. I figli di Jonathan furono Pelet e Zaza. Questi sono i figli di Ierameel. Sesan non ebbe figli, ma soltanto figlie. Sesan aveva uno schiavo egiziano di nome Yara. E Sesan diede sua figlia in moglie a Yara, suo schiavo, e lei li partorì Attai. Attai generò Nathan, Nathan generò Zabad. Zabad generò Eflal, Eflal generò Obed. Obed generò Yehu, Yehu generò Azaria. Azaria generò Keles, Keles generò Elasa. Elasa generò Sismai e Sismai generò Salum. Salum generò Iecamia e Iecamia generò Elisama. E i figli di Caleb, fratello di Ierameel, furono Mesa, suo primogenito, che fu padre di Zif, e i figli di Maresa, che fu padre di Hebron. E i figli di Hebron furono Cora, Tappua, Rechem e Sema. Sema generò Raam, padre di Iorcheam. Rechem generò Samai. I figli di Samai fu Maon, e Maon fu il padre di Betsur. Efa, concubina di Caleb, partorì Aran, Mosa e Gazes. Aran generò Gazes. I figli di Iadai furono Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa e Saf. Maaca, concubina di Caleb, partorì Seber e Tirana. Partorì anche Saaf, padre di Madmana, Seva, padre di Macbena e padre di Gibea. La figlia di Caleb era Achsa. Questi furono i figli di Caleb: Ben Ur, primogenito di Efrata, Sobal, padre di Kiriat Ierim, Salma, padre di Betleme, Aref, padre di Bet Gader, Sobal, padre di Kiriat Ierim, ebbe come discendente Aroe, la metà di Menucot. Le famiglie di Kiriat Ierim furono gli Itrei, Putei, i Sumatei e i Misraei. Da queste famiglie discesero i Soratiti e gli Estaoliti. I figli di Salma furono Betleme e i Netofatei. Atrot, Bet Joab, metà dei Mactei e i Soriti. Le famiglie di scribi che abitavano a Iabes furono Tiratei, Simatei e Sucatei. Questi sono i Kenei discesi da Camat, padre della casa di Recab. Primo Cronache, capitolo 3. Questi furono i figli di Davide che li nacquero a Hebron. Il primogenito fu Amnon, di Ainoam, da Israelita. Il secondo fu Daniel, da Abigail, di Carmel. Il terzo fu Absalom, figlio di Maaca, figlia di Talmai, re di Gesur. Il quarto fu Adonia, figlio di Agit. Il quinto fu Seftaia, di Abital. Il sesto fu Itream, di Egla, sua moglie. Questi sei figli li nacquero a Hebron. Là regnò 7 anni
e sei mesi e a Gerusalemme regnò 33 anni. Questi furono i figli che gli nacquero a Gerusalemme: Simea, Sobab, Natam, Salomone. Quattro figli natali da Batsua, figlia di Amiel, poi Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada e Elifelet, cioè nove figli. Tutti questi furono i figli di Davide, senza contare i figli delle sue concubine, e Tamar era loro sorella. Il figlio di Salomone fu Roboamo, che ebbe per figlio Abia, che ebbe per figlio Asa, che ebbe per figlio Josafat, che ebbe per figlio Joram, che ebbe per figlio Acasia, che ebbe per figlio Ioas, che ebbe per figlio Amazia, che ebbe per figlio Azaria, che ebbe per figlio Joatama, che ebbe per figlio Acas, che ebbe per figlio Ezechia, che ebbe per figlio Manasse. E ancora, versetto 14, che ebbe per figlio Amon, che ebbe per figlio Giosia. I figli di Giosia furono Ioanan, il primogenito, Ioiachim, il secondo, Sedechia, il terzo, Salum, il quarto. Il figlio di Ioiachim fu Ieconia, che ebbe per figlio Sedechia. I figli di Ioconia, il prigioniero, furono suo figlio Sealtiel, Malchiram, Pedaia, Senasar, Iecamia, Osama e Nebdadbia. I figli di Pedaia furono Zorobabele e Simei. I figli di Zorobabele furono Mesulam e Anania e Selomit, loro sorella. Poi Casuba, Oel, Berechia, Casadia e Iusab, Ezed, cinque in tutto. I figli di Anania furono Pelatia, di Isaia, i figli di Refaia, i figli di Arnan, i figli di Abdia, i figli di Secania. Il figlio di Secania fu Semaia, il figlio di Semaia furono Catus, Igal, Baria, Nearia e Saft, sei in tutto. I figli di Nearia furono Elio, Enai, Ezechia e Azricam, tre in tutto. I figli di Elio, Enai furono Odaiva, Eliasib, Pelaia, Acub, Ioanana, Delaia e Anani, sette in tutto. Parola del Signore. Io ti invito domani, l'ultimo giorno di questa prima settimana ormai di settembre, che noi possiamo stare insieme per leggere la parola del Signore. Quindi ti do l'appuntamento per domani, se il Signore così vorrà, vieni a leggere la parola del Signore, perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Mandami le tue richieste di preghiera. Noi vogliamo pregare insieme su Alba Nuova, perché noi sappiamo che c'è potenza nella preghiera. Quando il popolo di Dio prega al Signore nel nome di Gesù, attraverso la potenza dello Spirito Santo. Un forte abbraccio, un santo bacio in te, nel nome di Cristo Gesù.